però cos'è questo facendo? Perché sono di sassi, di Santis, sono Bianchero, ho 46 anni da poco, sono dottore in scienze naturali e mi occupo principalmente di marketing del territorio, principalmente nel campo dell'enogastronomia. Per circa 10 anni ho lavorato nella pubblica amministrazione occupandomi di azioni tese alla sostenibilità ambientale e alla green economy e attualmente faccio parte della commissione pari opportunità e il Movimento 5 Stelle. Movimento 5 Stelle mi sono trovata come se fossi in famiglia, perché per chi mi conosce ho lavorato in Agenda 21, dove c'erano appunto tutti i tavoli tematici, c'era la partecipazione appunto dal basso, e così anche il Movimento 5 Stelle si è lavorato nella stessa maniera. Oggi siamo qua noi guerrieri a presentare il programma, ognuno nella propria specificità. Un programma che parte dal basso, che è stato costruito grazie alla nostra professionalità e dedizione, dove ognuno ha messo il suo. È un programma che è un nuovo modello di sviluppo sostenibile che genera lavoro tramite quella che è la valorizzazione, la sinergia e l'innovazione. La valorizzazione, beh, siamo ad Alghero, in ogni territorio ho dato quello che è il fulcro della particolarità del territorio, no? Essendo ad Alghero io posso fare solo che una dichiarazione d'amore nel mio territorio. Che noi cosa abbiamo di bello? Abbiamo le aree protette, i parchi naturali, l'artigianato col corallo, piuttosto che la pesca, piuttosto che la lingua algherese, senza togliere sassarese del santo, tant'è che abbiamo anche dedicato quella che è la traduzione del nostro programma in ultimi giorni 15 punti anche in algherese. Una valorizzazione che va oltre a quella che è appunto il materiale, ma va anche nell'immateriale. Personalmente ho lavorato in due tavoli, ambiente e turismo. In merito al turismo abbiamo fatto una cosa, abbiamo sviscerato quella che è la legge del turismo attuale e tra i diversi target turistici, essendo poi una tecnica del settore, abbiamo notato che l'enogastronomia non esiste e questo fa sì che tutti i finanziamenti europei che sono dedicati proprio a quel settore non vengano erogati. Ecco, la regione Sardegna perde circa il 98% dei finanziamenti in generale e vanno tornati indietro. Ecco, noi abbiamo le competenze per farlo, sappiamo come farlo e dove trovare i finanziamenti. Il 24 febbraio, prima di tutto andiamo a votare. E prima la voce non ce l'ho per un semplice motivo, non perché è una malattia del momento, perché ho freddo, ma perché sto facendo il porta a porta, suonando i campanelli e dicendo chi sono, con la fortuna di ricevere caffè e frittelle. Mi sta andando anche di uso, però nel frattempo la voce sta andando via. Quindi è tra le diverse persone vedo molto scolamento di che non vanno a votare perché sono veramente delusi. 24 febbraio andiamo a votare. Soprattutto alle donne, lo dico, perché il 1 febbraio del 45 la prima volta la donna è andata a votare. E sappiamo il sacrificio del voto. Votiamo Movimento 5 Stelle perché siamo il vero cambiamento, perché quello che diciamo, facciamo. Diamo ad esempio il reddito di cittadinanza. L'abbiamo detto e l'abbiamo fatto. Il 24 febbraio votiamo Francesco De Zurro. E se avete piacere, anche me. È uno dei sei guerrieri che mi stanno accompagnando, anche alle signorine che ci stanno accompagnando in questa straordinaria e strepitosa avventura che è il nostro cambiamento. Grazie. Grazie.